Andiamo dunque a vedere come scenderanno in campo le due formazioni, partendo da quella ospite che scende in campo con Rosano in porta, Testa, Pocomente, Pietro Paolo, Canali e Travallì, Speca, La Banca, Bufarigna, Masselli, Cettù. Risponde la maceratese allenata da Sauro Trillini con Farroni fra i pali, Marchetti, Zandri, Vallorani, De Cesare, Lapi, Gannawi, Massei, Tittarelli, Perez, Diemè. Contro il Monturano, quindi la maceratese deve fare oggi il pieno e poi vedere quello che accade contro il lanciatissimo Monturano. Nel frattempo Tittarelli con l'esterno destro prova una traiettoria a giro che però si spegne sul fondo. Qui calcio di punizione. Attenzione, cartellino rosso per Speca. Deve aver detto qualcosa che non è piaciuto al direttore di gara e dunque colpo di scena con l'espulsione di Speca al minuto 26. Sono 6 i saltatori della maceratese con il cento buchi, che è tutto nella propria area di rigore per difendere questo calcio di punizione. Parte Perez con il destro a cercare la testa di Gannawi, che per poco non arriva. Posizione pallone sulla bandierina. Il sinistro di Zandri in mezzo a cercare la deviazione di Tittarelli. Pallone che rimane lì, messo poi fuori dalla difesa del cento buchi. Qui si era inserito sul secondo palo Lapi, riproponendo al centro, ma è stata attenta la difesa in maglia bianco-azzurra. E allora Massei recupera bene questo pallone, prova poi dalla distanza con questo tiro a spaventare Rosano. È il primo tiro in porta di questa partita e viene accolto così dai tifosi di casa quando siamo al terzo minuto di questo secondo tempo. Arriva la prima conclusione nello specchio di Rosano, approvato dalla distanza Massei, pallone deviato in calcio d'angolo. Deve sfruttare queste palle inattive la maceratese, forte dell'uomo in più. Sì, ma l'uomo in più non lo sfrutta, no? Perché non gioca mai sulle facce, dovrebbe ampliare il gioco. Cross di Perez a centro area, oh. Se arriva il gol dell'1-0, sempre Tittarelli, sempre lui, trova il decimo gol di questo campionato, doppia cifra dunque per Tittarelli, che qui si avventa prima di tutti sul pallone e fulmina Rosano. Gol dell'1-0 dunque, che arriva al nono minuto di gioco con Tittarelli, che si carica dunque la squadra sulle proprie spalle. Invertire questo trend contro il Monturano, che è una delle squadre più in forma di questo campionato. Con la Futura è la squadra più in forma, è una squadra che ha dei numeri impressionanti. Mentre Massei qui prova a guadagnare il fondo, il cross per Diemè, che qui cicca completamente la conclusione. Grande lavoro di Massei sulla destra e poi Diemè qui si è inciampato sul pallone, non ha dimostrato sicuramente il killer instinct che un attaccante deve avere. Attenzione qui al pallone filtrante per Perez. Perez si invola verso la porta avversaria. Perez col destro, troppo debole, e dunque Rosano dice di no. Qui Perez era stato bravo ad inserirsi, poi a tu per tu con Rosano non ha trovato la conclusione vincente e si rimane dunque sul risultato di 1-0. Pronto Perez dalla bandierina, il cross sul primo palo per la testa di Vallorani, che aveva impattato bene questo pallone, poi non è riuscito però a dare troppa forza e dunque è riuscito a bloccare Rosano.
Attenzione. Allarga per Travalli che prova la conclusione, però finisce larga. E dunque nessun pericolo per Farroni, che oggi è stato chiamato all'intervento davvero molto raramente. Si rifugia dietro il 100 buchi. Poi De Cesare qui non perfettamente. Pallone per il numero 18 che alza sul fondo. Era Sanamé in posizione regolare. Il suo sinistro però si è perso ampiamente sul fondo, ma qui ha rischiato e non poco la Maceratese. Per sua fortuna però non ci sono stati, non ci sono state ripercussioni. E dunque il rinvio di Farroni. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Maceratese 1, 100 buchi 0. Decide ancora una volta il gol di Tittarelli. Un saluto da Alessandro Vallese e da Enrico Scattolini. È tutto dunque. Si ringrazia per il supporto tecnico lo studio fotografico di Mirko Isidori. Un saluto e alla prossima partita. Siamo con Alex Simoni, allenatore del 100 buchi. Mister, oggi è arrivata una sconfitta sul campo della Maceratese. Non sono magari queste le partite da vincere, ma vi portate comunque buona soddisfazione per i 90 minuti giocati. Sì, sicuramente non è, è uno di quei campi dove si fa fatica a fare i punti, però nonostante questo avevamo preparato bene la partita e abbiamo concesso poco alla Maceratese. Tanto che è vero che il gol è venuto su un calcio piazzato e quindi posso solo che fare i complimenti ai miei ragazzi. Purtroppo siamo rimasti in 10 nel primo tempo su una svista dell'arbitro e quello credo che possa aver condizionato la gara. Magari la partita si può perdere ugualmente, però credo che comunque in 11 avremmo reso la vita ancora più difficile alla Maceratese o dopo tutto quello che gliel'abbiamo resa difficile comunque. Espulsione, come diceva dunque, che è arrivata nel primo tempo, rimediata da Speca. Ci chiarisce cosa è successo in quella situazione, visto che è stato poco chiaro? Sì, praticamente il mio giocatore ha subito un fallo e si è rivolto all'avversario in maniera forse non consona, dicendo di smetterla con questi falli, usando un aggettivo che non si può ripetere, però l'arbitro pensava si stesse rivolgendo a lui e lo ha buttato fuori. Quindi c'è stata questa espulsione, era stato questo equivoco, però l'arbitro non ha voluto saperne. Grazie per il chiarimento. Adesso invece vi attende un altro duro confronto, quello con la Civitanovese. Cosa vi portate dietro dunque da questa trasferta per poi provare a guadagnare punti dalle prossime giornate? Niente, da questa trasferta portiamo il fatto che comunque sia siamo rimasti in partita fino al 90esimo, tanto è vero che nei minuti finali abbiamo avuto due occasioni, se neppur limpidissimo, comunque c'è stata la possibilità di battere a rete e di pervenire al pareggio. Quindi portiamo da questa trasferta il fatto che siamo rimasti in partita per tutta la gara, non ci siamo allungati, allargati, abbiamo concesso poco anche in inferiorità. Sabato ci aspetta un'altra corazzata come la Civitanovese. Speriamo magari di giocare peggio e magari di raccogliere qualche punto. Sauro Trillini, allenatore della Maceratese. Mister, oggi forse meno belli dal punto di vista del gioco rispetto alla partita con la Futura, ma più efficaci, perché in quel caso ne sono arrivati 0 punti, oggi ne sono arrivati 3. Ma è una partita contro una squadra scorbutica, sapevamo che si è rinforzata anche nel mercato di dicembre. I giorni di ritorno sono tutte avversarie dure, perché Chiara in fondo in classifica ha preso giocatori, quindi il giorno di ritorno è sempre un altro campionato. Oggi contava vincere, abbiamo avuto la pazienza giusta e non ci siamo fatti prendere troppo dalla frenesia, anche se già il primo tempo avevamo costruito diverse situazioni, dovevamo essere un pizzico più lucidi, un po' più presenti in zona gol. È venuto questo gol nel secondo tempo e lì le partite vanno chiuse, se non le chiudi diventa sempre un po' più complicato, pur senza rischiare niente, però un minimo di apprensione c'è sempre. Certo, tre punti che adesso vi proiettano verso la sfida importantissima contro il Monturano. Le chiedo quanto appunto questo match è importante per il processo di maturazione della sua squadra e se recupererà alcuni giocatori importanti appunto in vista della sfida di mercoledì. Sì, intanto a questi livelli fare tre partite è sempre complicato. Lunedì vediamo un attimo quelli che hanno giocato oggi, a che livello di recupero
si presentano, e poi sappiamo sì, è un avversario importante mercoledì, ma è tutto il campionato che ogni domenica o sabato ti fa affrontare delle avversarie, ripeto, che sono rafforzate, quindi la classifica non conta se giochi con l'ultima o con la prima, è un campionato tosto, non lo credevo a questi livelli, pensavo qualcosina di più semplice, per cui ecco, gestiamo ancora, cerchiamo di gestire ancora una partita alla volta, cercando di stare sempre lì nel gruppo delle squadre che contano. Per quanto riguarda i recuperi invece? Ma i giorni sono a favore di chi deve recuperare, chiaramente qualcuno un po' più indietro, uno su tutti il nuovo arrivato lì, Rivamar, sì, è arrivato con un problema, il problema ancora non si sta risolvendo, quindi per lui saranno tempi un po' più lunghi, gli altri sono sulla via del recupero.